Buongiorno a tutti, oggi parliamo con Vanessa Roghi. Vanessa Roghi è una storica, è una autrice di programmi di storia per la RAI, ma è anche una studiosa appassionata di problemi della scuola. Negli ultimi anni ha scritto libri molto importanti, per esempio Le lezioni di fantastica dedicato a Gianni Rodari, l'anno scorso Il passero coraggioso, CP Mario Lodi e La scuola democratica. E di recente è uscito un volumetto molto interessante che si intitola Il tirocinio della democrazia. Si tratta di un libretto che in meno di 100 pagine racconta però molte cose sulla storia della nostra scuola, dalla nascita della Repubblica ad oggi. La cosa curiosa e interessante di questo volumetto è che i titoli di quasi tutti i capitoli sono costruiti con la tecnica del binomio fantastico, una tecnica inventata da Gianni Rodari come strumento di scrittura creativa. Iniziamo con Don Milani. Ecco, va proprio bene parlare di Don Milani in queste ore, in questi giorni, perché sabato 27 maggio ricorre appunto il centenario della nascita di Don Milani. Il binomio fantastico che tu usi per Don Milani è analfabetismo e democrazia. Perché analfabetismo e democrazia? Ma è chiaramente Don Milani, di cui questi giorni, insomma, appunto ricordiamo il centenario. Mattarella andrà a Barbiana, ho sentito, insomma, sono molto curiosa di sapere che cosa dirà appunto di questa singolare figura di educatore. Certo è che appunto noi Don Milani non possiamo prenderlo, ovviamente, no? Come un esempio, come una sorta di bigname a cui guardare per fare scuola oggi. Eppure, malgrado questo, malgrado sia appunto una figura che è molto legata al suo tempo e che appunto di lui alcune contraddizioni siano evidenti, rimane la forza di alcuni problemi che pone. E fra i problemi che pone, sicuramente il più forte è quello del dominio sulla parola. Finché il povero non saprà governare appunto la lingua come un personaggio, dice Don Milani, sarà in qualche modo tenuto fuori dalla polis, dalla vita civile. La formazione di Don Lorenzo Milani è una formazione classica, è una formazione molto colta, sebbene lui fosse stato, insomma, un pessimo scolaro, ma appunto lui ha ben chiara la dimensione dell'importanza dell'educazione linguistica. Ce l'ha appunto per questioni familiari, ce l'ha perché ha frequentato comunque l'alta borghesia. E quindi nel momento in cui si trova in seminario per la prima volta durante gli anni della guerra a frequentare i poveri e poi da prete a frequentarli più da vicino a Calenzano, si rende conto che nessuno può essere un buon cristiano se non sa nemmeno intendere il Vangelo. E quindi prima di occuparsi dell'educazione appunto cristiana, bisogna occuparsi dell'educazione linguistica. È molto bella l'intervista che fa Don Benzi, che fu di Don Milani il suo direttore spirituale, quando dice appunto che per Don Milani era importante che i cristiani fossero persone decenti, insomma, perché lui diceva appunto: ma di un buon cristiano scemo che cosa ce ne facciamo? Ecco, e questo lo diceva Don Benzi. Quindi insomma è chiaro che in Don Milani poi passa questo cattolicesimo toscano degli anni, poi insomma, degli anni di Lapira, insomma, di questa germinazione fiorentina di cui parla Alberto Melloni, che ovviamente vede Milani dentro un grande movimento di rinnovamento della Chiesa, chiaramente. E però appunto Don Milani mette a fuoco questo punto, la questione dell'educazione linguistica. Un'altra cosa bellissima che scrive è che la parola è una soglia. Ora, che cos'è la soglia? La soglia è il luogo della casa nel quale si fanno entrare le persone in casa, no? Si può accogliere qualcuno sulla soglia, però la soglia può essere anche, come dire, quel luogo nel quale si tengono fuori le persone. Allora bisogna decidere se la parola è una soglia per accogliere o per tenere fuori. Ovviamente per Don Milani la parola è sempre una soglia per accogliere, però appunto è una scelta. E questa scelta deve essere una scelta che deve essere fatta attraverso l'educazione linguistica. Io credo che la grande forza di Don Milani oggi sia nell'andare a rileggere questi passi.